Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar relativo ad una malattia rara, che in pochissimi anni ha visto veramente tantissimi cambiamenti, tant'è che oggi possiamo parlare della SMA, l'atrofia muscolare spinale, questa malattia genetica rara, come il paradigma del cambiamento che può esserci in una malattia rara, un cambiamento chiaramente tutto positivo perché riguarda tanto la diagnosi precoce quanto la possibilità di terapie. In primo luogo ringrazio Famiglie SMA, l'associazione dei pazienti che si è resa disponibile a organizzare questo evento insieme all'Osservatorio Malattie Rare. Saluto i giornalisti che sono il target principale di questa giornata, ne vedo già molti connessi, li saluto tutti. Con la maggior parte di voi ci conosciamo, quindi non faremo un'introduzione su cosa sono le malattie rare perché so che siete tutti a bordo su questo tema, ma andiamo direttamente con i nostri relatori a vivere questa storia di rivoluzione. E in primo luogo io partirei con il professor Eugenio Mercuri, che è il direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile del Policlinico Gemelli di Roma, che ci spiegherà questa patologia, ci spiegherà anche cosa vuol dire SMA1, SMA2, SMA3, qual è più grave, qual è meno grave e cosa possiamo fare per le persone che nascono con questa malattia, nascono perché è una malattia genetica. Cosa si poteva fare prima, cosa si può fare oggi e quindi quali svolte ci sono state recentemente, veramente molto recentemente. Quindi siamo assolutamente sul pezzo e sulla notizia perché parliamo di un processo attualissimo. Prego di passare immediatamente la parola al professor Mercuri. Buongiorno professore, a lei le spiegazioni. Buongiorno Ilaria, grazie. Si può partire? Si possono avere le slide? Come dicevi Ilaria, l'atrofia muscolare spinale, io sento un rientro grossissimo. Voi mi sentite bene? Noi la puntiamo bene, sì. Allora è solo un rientro mio. Allora, come dicevo, l'atrofia muscolare spinale è forse il sogno dei clinici. Noi ci augureremmo che tutte le malattie abbiano questo andamento. E che cos'è l'atrofia muscolare spinale? Intanto, partiamo dalla prima diapositiva. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica con un'incidenza di circa 1 su 6.000 su 10.000 nati ed è legata ad un'alterazione, ad una mutazione di un gene che è il gene SMN. Delezioni di questo gene fanno sì che non si produca una proteina che è importante per i motoneuroni, che sono poi le strutture che mandano gli impulsi ai muscoli. La prossima diapositiva, per favore. Quando parliamo di atrofia muscolare spinale, in realtà trattiamo di un gruppo di patologie che vanno da una forma molto grave che in passato, questa è la classificazione che si usava in passato quando utilizzavamo la forma 1 per parlare della forma molto grave, quella che compare prima dei 6 mesi, generalmente anche nel periodo neonatale, può anche succedere nel periodo neonatale, e i bambini per definizione questa patologia, questa forma, non riuscivano mai ad acquisire la capacità di stare seduti da soli. La seconda forma, la forma 2, aveva una comparsa un po' più tardiva, tra i 6 e i 12 mesi, una forma sempre grave perché nonostante i bambini riuscissero a stare seduti, non acquisivano mai la capacità di camminare. Le forme 3 erano delle forme che in genere insorgevano dopo i 12 mesi, i bambini riuscivano a camminare magari con un pochino di ritardo, ma una buona parte di questi bambini comunque poi perdeva spesso durante l'adolescenza la capacità di camminare. Quindi tre forme, tutte con la loro gravità, con la forma 1 particolarmente grave. La prossima, grazie. E oggi mi concentrerò un po' di più sulla forma 1 proprio perché è la più grave e quindi i risultati sono un po' più eclatanti ed è quella che ci interessa trattare più precocemente perché se non si fa nulla, questi erano bambini che
già nel periodo neonatale, nei primi mesi di vita, perdevano la capacità di muoversi, avevano dei movimenti molto limitati, non solo a livello degli arti e del tronco, ma anche a livello dei muscoli respiratori e della deglutizione, per cui, come possiamo vedere sulla prossima diapositiva, in periodi in cui i trattamenti non erano disponibili, più del 90% dei bambini non sopravviveva oltre i 20 mesi, o se sopravviveva lo faceva soltanto dopo una tracheostomia o attaccati ad un ventilatore praticamente per 24 ore. Quindi una malattia estremamente grave che ci preoccupava tantissimo. La prossima diapositiva. E quello che si vedeva è che questi bambini alla nascita, nei primi mesi, avevano una capacità residua motoria già povera di per sé all'insorgenza dei sintomi. Questi bambini avevano già dei segni molto gravi e che se si seguivano questi bambini nel tempo, questi sono i grafici di 3 studi effettuati in nazioni diverse, uno in Italia, 2 negli Stati Uniti, quello che c'è di costante in questi 3 studi è che questi bambini non mostravano mai un miglioramento, mai neanche una stabilizzazione, nel tempo c'era una progressiva perdita di funzioni che appunto poi portava alla morte entro i 2 anni di vita. La prossima, per favore. E negli ultimi anni c'è stata una vera e propria rivoluzione nel campo della SMA. Questo è un grafico che mostra quelli che sono i progressi dei trial clinici, è un grafico che l'Associazione Americana aggiorna costantemente, e le linee blu in alto sono i 3 farmaci che non solo hanno finito il percorso di fase 1, di fase 2 e di fase 3, ma che sono arrivati anche alla discussione con gli enti regolatori e con l'approvazione. I primi farmaci sono stati approvati prima tutti dall'FDA, ma queste le linee blu significa che sono state approvate dall'FDA nell'ultima parte, ma ho messo 2 caselline per far vedere che 2 dei 3 sono già stati approvati dall'EMA e ci auguriamo presto anche il terzo e ci auguriamo poi di averli tutti e 3 commercialmente disponibili in Italia. In questo momento soltanto il primo è commercialmente disponibile in Usinese. Andiamo avanti. 2 parole molto veloci su questi farmaci. Sono dei farmaci che hanno dei meccanismi di azione diverso, che vedremo in un momento, che vengono anche inoculati o somministrati in maniera diversa e che quindi si apre adesso anche un campo su possibili terapie combinatorie su questi farmaci che ancora non sono stati testati. La prossima. Per capire un pochino meglio come funzionano questi farmaci dobbiamo un attimo capire qual è il meccanismo di azione, qual è il meccanismo alla base della SMA. Normalmente abbiamo un gene che si chiama SMN1 che quando è normalmente presente, quindi senza la X che vedete qui sopra, riesce a produrre una proteina, che è la proteina SMN, che è funzionale al fatto che funzionano i motoneuroni, che sono le cellule che poi mandano gli impulsi ai muscoli. Quindi se manca la funzionalità dei motoneuroni, non arrivano gli impulsi ai muscoli e si va incontro ad atrofia e debolezza. Quando manca il gene SMN1 perché ha una mutazione, questa proteina non può essere prodotta dall'SMN1, ma esiste un gene omologo che però è un po' diverso e questa diversità fa sì che questo gene riesca a produrre soltanto un po' della proteina funzionale, molto poca, mentre la maggior parte non è funzionale. Questo schema è indispensabile per capire come funzionano gli approcci terapeutici. La prossima, per favore. Perché mentre avremo alcuni farmaci che agiscono direttamente sul gene SMN1 e altri che agiscono invece sull'SMN2. E il primo di cui parlerò è la terapia genica. La terapia genica cosa si propone? Si propone di andare proprio alla radice del problema, cioè di affiancare al gene malato, di introdurre mediante un vettore virale un gene che è in grado di produrre una proteina funzionale. Quindi una terapia genica sostitutiva, se vogliamo, che si affianca al gene malato per produrre una proteina funzionale. Questo è il principio alla base di questa terapia genica con questo nome difficilissimo, una semnogen abeparvorec. La prossima. Questo è il primo studio che è stato pubblicato utilizzando la terapia genica e questo studio nel 2016 mostrava che tutti i bambini che erano stati trattati avevano una sopravvivenza maggiore ai 20 mesi, che è il periodo in cui per storia naturale solo l'8% sopravvive. Se guardiamo il follow-up nella prossima diapositiva, grazie, possiamo dire che 4 anni dopo tutti questi bambini ancora sopravvivono. Quindi una sopravvivenza che, se teniamo conto di questo farmaco ormai è stato utilizzato da più di 5 anni, è una lunga sopravvivenza che è molto diversa chiaramente dalla storia naturale.
La domanda che ci si fa è: aumentiamo soltanto la sopravvivenza in bambini che sono deboli, che non stanno seduti, che hanno problemi respiratori? E la risposta è no, perché come possiamo vedere dalla prossima diapositiva, non solo c'è un aumento della sopravvivenza, ma laddove nella storia naturale eravamo abituati a vedere delle linee, dei punteggi funzionali che andavano tutte verso il basso, nei bambini trattati, questo è il primo studio, si vede che queste linee invece vanno tutte allegramente verso l'alto, e questa è una fotografia classica che abbiamo mostrato per anni, in cui si vede che questi bambini, o la maggior parte di questi bambini, è in grado di stare seduto autonomamente. Per questo dicevo che la classificazione non va più bene, perché questi sono bambini SMA 1 che, se trattati, adesso sono in grado di stare seduti da soli, cosa che prima non succedeva mai. Quindi un grossissimo risultato per questi primi 15 bambini. Sono stati, la prossima diapositiva, nel frattempo sono stati richiesti anche degli studi confermatori, e questa è una tabella che dice che dopo lo studio START, che è il primo studio, sono stati degli studi confermatori sia in Europa che in America, che sono gli studi che vedete in alto, gli STRIVE, che in pazienti presintomatici. Volevo mostrarvi brevemente i risultati di questi studi. La prossima, grazie. Che mostrano come, se parliamo di sopravvivenza, laddove le due curve più in basso sono gli studi di storia naturale, si vede questa sopravvivenza che riduce, le curve in alto, che vedete in verde in alto, sono le curve dei due studi, STRIVE-EU e STRIVE-US, che mostrano questa sopravvivenza eccezionale come nello studio START. Se guardiamo la prossima diapositiva, vediamo che ancora una volta non si tratta solo di sopravvivenza, ma nello STRIVE US, che è stato completato, vediamo un aumento dei punteggi simile a quello visto nello studio START. Nello STRIVE EU siamo ancora un po' dietro nei tempi, perché abbiamo iniziato più tardivamente, ma le linee seguono la stessa traiettoria. Quindi simili risultati anche non solo sulla sopravvivenza, ma anche sulle scale funzionali. Nella prossima vediamo però che c'è anche uno studio nei presintomatici. Questo è un punto molto importante. Questo studio è ancora ongoing, ma mi piacerebbe mostrarvi i risultati ad interim. La prossima, per favore. In cui si dimostra che se guardiamo le zone che sono in azzurrino, che sono quello che succede in una popolazione in range di acquisizione dell'età per una posizione di bambini con uno sviluppo normale, vediamo che se i bambini sono trattati in maniera presintomatica, prima della comparsa dei sintomi, quando raggiungono l'età in cui i loro coetanei raggiungono le tappe dello sviluppo, molti, quasi tutti di questi bambini, raggiungono le tappe dello sviluppo simile a quelle dei loro coetanei. Quindi importante, non solo questi bambini stanno seduti, non solo questi bambini acquisiscono anche altre tappe, quale lo stare in piedi e camminare, ma che le acquisiscono anche in un momento simile a quello dei loro coetanei. Quindi un grossissimo risultato che vedremo poi di nuovo in uno studio completato. La prossima ancora, per favore. Se invece parliamo dell'altro meccanismo, riguarda non andare alla radice del problema nell'SMN1, ma andare a lavorare sul gene che funzionalmente non riesce a produrre molta distrofina, per cui si migliora questo meccanismo, per cui invece di avere una grossa percentuale di proteina non funzionale e una piccolissima funzionale, si inverte questo flusso e si aumenta la possibilità di lavorare su questo gene SMN2 producendo una quantità maggiore di proteina funzionale. Questo può essere stato ottenuto con piccole molecole come il Risdiplam o con degli oligonucleotidi antisenso con il nusinersen, e lo vedremo in un momento. La prossima, per favore. Questi sono degli studi appena completati utilizzando la molecola Risdiplam della Roche, che dimostrano come utilizzando uno schema simile a quello che abbiamo visto per la terapia genica, utilizzando la piccola molecola Risdiplam, abbiamo una sopravvivenza anche qui molto buona, molto simile a quella che abbiamo visto con le altre terapie. Quindi un aumento della sopravvivenza importante, anche se con un follow-up più breve in questo caso, e ugualmente nella prossima vediamo che abbiamo anche un aumento dei punteggi della Chopin 10, quindi anche in questo caso non solo un aumento della sopravvivenza, ma un aumento anche della funzione, perché questi bambini, poi molti di questi bambini, impareranno a stare seduti. Ancora il follow-up di questi è breve per avere risultati simili. La prossima. Quindi un ottimo risultato anche questo. E questa è la molecola che forse conosciamo meglio perché la trattiamo da più tempo, che è il nusinersen. Questo è il primo articolo che ormai è stato pubblicato da oltre 2 anni su una rivista molto prestigiosa, che dimostra come la sopravvivenza utilizzando il nusinersen era molto buona. E del nusinersen però dobbiamo dire che, proprio perché è stato il primo a essere trattato, la prossima, abbiamo dei risultati che non sono solo quelli dei trial, ma sono anche quelli del mondo reale. Il farmaco è ormai disponibile commercialmente da un paio di anni,
da più di un paio di anni in Europa ed in Italia, e da un po' di tempo in più, quasi tre ormai, negli Stati Uniti, e quindi abbiamo anche dei risultati real world, cioè che poi sono quelli che ci interessano ancora di più, su popolazioni non selezionate, compresi adulti, e gli studi a lungo termine ci dimostrano che l'efficacia continua anche dopo un anno di trattamento in tutte le forme, anche nei pazienti più grandi, e soprattutto abbiamo un profilo di safety che ormai è stato testato in oltre 10.000 persone. La prossima. E volevo mostrarvi, questo molto brevemente, questi sono i nostri risultati real world in Italia, in un network di centri che hanno raccolto questi dati, in cui si vede che chiaramente abbiamo dei buoni risultati, laddove nessuno di questi bambini ha un andamento negativo, come vedevamo in passato, tutti mi dimostrano una stabilità o un miglioramento a seconda dell'età, chiaramente con i risultati migliori che si ottengono nei bambini trattati molto precocemente. Questi sono tutti i bambini sintomatici. La prossima. E questi sono i risultati a lungo termine dei primi studi nei bambini sintomatici, in cui è importante vedere che aggiungendo tanti anni, ormai 4-5 anni di follow-up, non solo non si perde la differenza con le due linee più in basso, che sono la linea grigia e la linea della storia naturale, ma si vede che negli studi che hanno un follow-up molto lungo, che sono le linee rosse e nere, continuiamo a vedere non solo un mantenimento delle attività, ma addirittura un ulteriore miglioramento con il tempo. Quindi risultati che anche che ci rinforzano l'idea che questo farmaco funziona e ci rassicurano che non è soltanto un effetto a lungo termine. Noi eravamo come clinici molto contenti di questi risultati, di vedere questa differenza con la linea grigia, di vedere dei miglioramenti, e lo siamo stati per molto tempo, convinti di aver ormai raggiunto un risultato buono, ma in realtà poi questi risultati, che sono chiaramente grandissimi in pazienti sintomatici, sembrano piccoli rispetto a quello che si ottiene se i pazienti vengono trattati prima della comparsa dei sintomi. Nella prossima diapositiva vediamo che quando aggiungiamo le linee dei pacienti presintomatici, questo è lo studio Nurture, che è uno studio completato, che dimostra come i miglioramenti che noi vediamo sulle scale funzionali sono di scala completamente diversa rispetto a quelli che vediamo nei pazienti trattati. Risultati, per l'amor di Dio, grossissimi, considerando come andavano questi bambini prima del trattamento. Ma questo ci dimostra con molta forza quanto sia importante identificare questi bambini precocemente, prima che compaiano i segni, perché avremo una risposta che è assolutamente diversa. E nel prossimo grafico, che è l'ultimo, credo, volevo mostrarvi come i risultati ottenuti da questi bambini che hanno una conformazione genetica un po' diversa, con un numero di copie SMN2 diverse, in cui è bello vedere in questo grafico che non solo i bambini acquisiscono la tappa dello stare seduto o dello stare in piedi o del camminare, ma lo acquisiscono nello spettro di età in cui i loro coetanei, che hanno uno sviluppo normale, la acquisiscono. Quindi ancora una volta, come abbiamo già visto nei risultati della terapia genica, in risultati ad interim, in uno studio completato, questo ci dimostra che soprattutto nei bambini che hanno tre copie di SMN2, ma in realtà anche negli altri, seppur in maniera lievemente minore, se trattiamo questi bambini prima della comparsa dei sintomi, possiamo avere uno sviluppo che è molto simile a quello dei loro coetanei che non hanno l'atrofia muscolare spinale. Quindi dei risultati davvero sorprendenti, che spingono con forza verso l'idea che dobbiamo identificare questi bambini il più precocemente possibile. Quindi le conclusioni nella prossima diapositiva non possono che essere che siamo felicissimi di questi risultati con queste nuove molecole, che avendo l'evidenza dagli studi di storia naturale che la malattia in pazienti non trattati è sempre progressiva e che perdiamo abilità in tempi anche relativamente brevi, soprattutto nell'asma 1, dobbiamo intervenire. E gli studi nei pazienti sintomatici ci avevano già suggerito che se si interviene il più presto possibile nei bambini, subito dopo la comparsa dei sintomi, abbiamo dei risultati molto migliori, ma gli studi nei presintomatici ci dicono con forza che dobbiamo cercare di ottenere per il futuro di non fare in modo che questi bambini sviluppino i segni della malattia, perché nei bambini che stiamo trattando presintomaticamente, e ormai ne abbiamo tanti, anche grazie allo screening neonatale di cui si parlerà in un momento, abbiamo dei risultati davvero eccezionali. Per cui questi risultati urlano con forza che è importante trattare, è importante trattare precocemente, ma che è ancora più importante trattare prima della comparsa dei sintomi. E questo, diciamo, lascia il terreno per l'importanza della diagnosi precoce, che verrà discusso nella prossima presentazione. Grazie.
Diagnosi precoce, quindi screening neonatale, perché quello che permette poi di vedere questi bambini che non solo sopravvivono, ma sopravvivono in buona salute e fanno progressi, è il fatto che si riesca a intervenire prima possibile, prima che arrivi il danno. Come si fa? Con una diagnosi estremamente precoce, che per lo più avviene in due modi: o perché si sa già che c'è un rischio, perché magari c'è già stato un fratellino, una sorellina affetta dalla malattia, oppure, che è l'ipotesi migliore, perché metodicamente alla nascita si va a ricercare se c'è questa patologia. Come si fa? Attraverso lo screening neonatale, che è una cosa molto semplice, perché per il bambino non c'è un esame invasivo, si tratta solamente di fare un prelievo di una goccia di sangue, che comunque viene già fatto per altre patologie, e analizzarlo. In questo modo, in pochi giorni, si può avere il verdetto, diciamo, c'è la SMA o non c'è una SMA. Una volta era un verdetto molto brutto, oggi invece apre la strada a delle speranze importanti. Per parlare meglio di questo screening neonatale, capire come funziona e quale possibilità oggi ci dà, io chiamerei il professor Giuseppe Vita della Neurologia e Malattie Neuromuscolari del Dipartimento di Neuroscienze del Policlinico Martino di Messina. Prego, abbiamo il professor Vita. In attesa del professore, e vi dico anche, attualmente lo screening per la SMA non viene fatto in tutte le regioni italiane, lo stanno facendo la regione Lazio e la regione Toscana, ma c'è tutto un lavoro a livello istituzionale affinché questo screening possa essere fatto in tutta Italia. Famiglie SMA ha giocato un ruolo molto molto importante affinché questo fosse possibile. Ci sono già delle leggi e l'importante però sarà attuarle. Recentemente il vice ministro alla salute, l'onorevole Sileri, ha detto che ha istituito un tavolo di lavoro per fare questo ampliamento del panel il prima possibile. Insomma, ci auguriamo che sia veramente il prima possibile, perché anche a causa del Covid questa normativa ha avuto del ritardo. Il professor Vita, riusciamo a collegarlo? Perché stanno già arrivando delle domande. A questo punto io la prima domanda che è arrivata potrei intanto farla al professor Mercuri in attesa del collegamento. Questa domanda di un giornalista è: la terapia va effettuata solo ai bambini appena nati o anche a chi ha un'età avanzata, insomma, più grande dei neonati? La terapia si può, intanto dipende dalle terapie. Se parliamo del nusinersen, che è la terapia disponibile commercialmente, l'abbiamo utilizzata in tutti, perché in Italia c'è la possibilità di poterla richiedere per tutti i pazienti affetti da atrofia muscolare spinale, e abbiamo buoni risultati anche con gli adulti. Chiaramente ci sono delle differenze se il farmaco viene somministrato precocemente o in pazienti che hanno una malattia molto più cronica, però nonostante ci siano delle differenze, dei risultati si vedono anche nei pazienti grandi, per cui la risposta è a tutti. Per quanto riguarda la terapia genica, lo stesso vale per il Risdiplam. Per quanto riguarda invece la terapia genica, in questo momento nella forma disponibile, che è la forma che si dà per endovena, diciamo, c'è un profilo di sicurezza, è fatto per bambini molto piccoli, grosso modo fino ai 20 kg, però in questo momento si sta lavorando anche su somministrazione intratecali per pazienti più grandi e con un peso maggiore. Quindi in futuro probabilmente avremo anche questa possibilità. Ma le terapie disponibili cosa fanno? Bloccano la progressione della malattia o consentono poi anche un recupero, magari, di eventuali danni che ci sono stati, funzioni perse? Guardi, in minima parte, e questo ha stupito noi clinici che ci occupiamo anche un po' di neurofisiologia o che studiamo i meccanismi, noi abbiamo visto anche
qualche piccolo risultato. Chiaramente più cronica la malattia, più severi sono i danni, minore la possibilità di vedere dei risultati eccezionali. È vero anche che le aspettative cambiano per una famiglia che ha convissuto con una malattia sempre molto grave e progressiva per tanti anni, avere anche un piccolo miglioramento che magari migliora un aspetto della qualità della vita. Io non scordo mai una mamma che mi ha detto che riusciva a posizionare le gambe di suo figlio che aveva 13 anni in una posizione in cui stavano da sola e lei poteva cambiare il pannolino da sola mentre prima erano in due, no? Quindi una cosa relativamente piccola, acquisire una piccola funzione, quale mantenere le gambe in una posizione fissa, ma che per questa signora significava essere autonoma nel poter cambiare il figlio rispetto a dover aspettare un aiuto. E quindi questi piccoli risultati ci sono anche nei pazienti più grandi molto spesso, quindi chiaramente le aspettative però devono essere diverse. Quindi diciamo che noi siamo felici anche di questi, ma spingiamo che si possa intervenire, perché chiaramente noi dobbiamo prenderci cura dei pazienti che seguiamo da tanti anni, ma l'obiettivo è quello di mirare per il futuro ad evitare che ci siano dei quadri simili, intervenendo precocemente. Insomma, davvero una rivoluzione che sta avvenendo anche grazie alla diagnosi precoce. Quindi ci ha raggiunto il professor Vita, dicevamo, parliamo di diagnosi precoce, di screening, come si fa, come funziona, perché è così importante e da lì in poi, quando è positivo, cosa succede in pratica, com'è questa presa in carico, il percorso del paziente. Buongiorno Italia, buongiorno a tutti. Allora, se posso avere le diapositive. Prego, la prima. La successiva. Allora, è stato accennato allo screening neonatale. Che cos'è lo screening neonatale? Forse vale la pena di ricordarlo, è la possibilità attraverso un'attività di sanità pubblica di diagnosticare in modo molto precoce delle malattie in una fase neonatale. Si tratta però di malattie che devono avere già una terapia e quindi l'inizio di una terapia è essenziale per avere dei maggiori vantaggi da questa terapia precoce. Quindi diagnosi precoce, ma solamente nelle malattie in cui è possibile una terapia. Si tratta in genere di malattie metaboliche. Qual è la situazione nel mondo riguardo allo screening neonatale? La prossima? Ecco, nell'Europa c'è una situazione molto differente da stato a stato. Lo screening neonatale, per esempio, viene fatto obbligatoriamente per 5 malattie in Francia, 9 malattie in Gran Bretagna, 14 in Germania e un range abbastanza elevato invece tra 22 e 26 malattie in Svezia, Finlandia, Ungheria e Polonia. In Italia una legge di alcune decadi fa, identifica uno screening neonatale obbligatorio solamente per 3 malattie: la fenilchetonuria, l'ipotiroidismo congenito e la fibrosi cistica. Però successivamente sono state identificate 40 malattie che possono essere diagnosticate attraverso uno screening neonatale, però a discrezione delle regioni. Per cui in Italia, in effetti, abbiamo una situazione molto variegata da regione a regione, dove alcune regioni fanno uno screening neonatale per un numero considerevole, altre invece per un numero limitato. Stiamo parlando di screening neonatale, come era stato accennato prima, attraverso una puntura, in genere sul tallone del neonato, e una goccia di sangue che viene messa su un cartoncino. La prossima. Ora, è stato già detto dal professor Mercuri, e lo voglio qua ribadire, con una frase che viene utilizzata da molto tempo da noi neurologi, time is brain, per le malattie, per esempio, cerebrovascolari, ma in questo caso è stata adattata in time is neurons, cioè noi abbiamo
una degenerazione neuronale della SMA, soprattutto nella SMA1, per cui a 20 mesi abbiamo una minima quantità di neuroni superstiti. Tant'è vero che era stato già detto che a 20 mesi più del 90% dei bambini non sopravvivono o sono legati all'uso di una ventilatore attraverso una tracheostomia. La prossima. E infatti il ritardo diagnostico è una delle problematiche maggiori, fra l'altro, in questa malattia che è così grave, sia in tutti i tipi di SMA. Un ritardo diagnostico, in questo studio che vedete, che di alcuni mesi nel tipo 1 fino ad arrivare a circa 15 mesi nel tipo 2 e oltre nel tipo 3. C'è una differenza tra l'età di esordio e l'età della diagnosi. E se abbiamo detto che time is neuron, il ritardo diagnostico è una situazione che dobbiamo assolutamente evitare. La prossima. E quindi abbiamo detto che sicuramente nel caso della SMA la diagnosi precoce diventa sicuramente fondamentale. E d'altra parte, la prossima, il professor Mercuri ha accennato, al fatto che vari studi hanno dimostrato, e ha fatto vedere le curve, come l'inizio di una terapia, come per esempio per il farmaco che finora è l'unico in commercio, ma vale anche per gli altri due che ha accennato il professor Mercuri, di cui abbiamo già i dati. La terapia iniziata in una fase presintomatica ottiene dei risultati ancora maggiori, per cui realmente l'inizio della terapia deve essere precoce per ottenere il massimo degli effetti, anche se la malattia ancora non ha dato i segni clinici. La prossima. E d'altra parte è stato accennato da Ilaria come attraverso un'azione di lobby molto molto positiva, le associazioni italiane delle malattie neuromuscolari sono riusciti a far approvare un emendamento a fine 2018 affinché lo screening neonatale venisse esteso alle patologie neuromuscolari genetiche, dando strutturazione per una implementazione che può essere prossima e che deve essere prossima. E questo è anche il feeling in tutta Europa. Nell'ambito degli ERN, che sono gli European Reference Network per le malattie rare, è stata fatta una piccola indagine e ben 28 associazioni europee per le malattie neuromuscolari su 30 sono favorevoli al test, pur considerando gli aspetti psicologici, etici e sanitari. Prego, la prossima. Da qui nasce lo studio pilota che è in corso in Italia, limitato però alle regioni del Lazio e della Toscana. Uno screening neonatale per la SMA attraverso la solita goccia di sangue prelevata nei primi giorni di vita. La goccia di sangue viene messa sul cartoncino, viene inviata al centro di genetica centralizzato, che è la genetica del Policlinico Gemelli di Roma, e viene effettuata l'analisi genetica, che è molto semplice in questo caso, e che dà delle risposte inequivocabili. La prossima. Allora, appena viene identificato un neonato SMA, la famiglia viene avvertita prontamente e inserita in un percorso assistenziale con un team multidisciplinare. Ci torneremo sul team multidisciplinare, perché poi è la colonna, diciamo, di quella presa in carico che è fondamentale in questa malattia. In meno di un anno
fino a marzo 2020 sono stati identificati 11 neonati tra Lazio e Toscana. Bisogna dire che c'è stata una buona adesione dei centri nascita, il 95% dei centri nascita presenti nel Lazio hanno aderito, il 100% quelli presenti in Toscana. Sono stati analizzati i campioni provenienti da 45.000 neonati con una compliance delle famiglie, vedete, oscillante tra l'85 e il 95%. Voglio qua citare alcuni aspetti che esistono e che bisogna prendere in considerazione. Per esempio, si è visto che una piccola percentuale corrispondente allo 0,3% delle famiglie ha accettato di arruolare il figlio nello studio pilota, ma ha chiesto di non conoscere il risultato del test. È chiaro che in questo caso, essendo uno studio, il prelievo del campione di sangue deve essere effettuato dopo consenso informato dei genitori. I tempi di risposta sono molto rapidi, 4-10 giorni di età per i neonati sani, cioè per i bambini che sono asintomatici. Dico questo perché ci sono delle forme di SMA in cui l'esordio della malattia può essere proprio già presente alla nascita. In questo caso i tempi di risposta dell'analisi genetica sono ancora più brevi. Oltre al progetto pilota in Italia sono in corso due altri progetti in Europa, in Germania e in Belgio. La prossima. Ora, i dati che noi abbiamo finora di questo progetto che è ancora in corso ci suggeriscono che intanto probabilmente la SMA è una malattia un po' più frequente di quello che si pensava. Devo dire che non esistono dei dati epidemiologici su larga scala sulla prevalenza e incidenza della malattia. Abbiamo dei dati che ci suggeriscono dei numeri, ma sembrerebbe dai dati che abbiamo finora in questo studio che forse la prevalenza può essere maggiore. Si è visto dalla relazione precedente che avremo una rivoluzione nella storia clinica di questa malattia ad opera di questi farmaci disponibili, ma probabilmente questa rivoluzione sarà ancora maggiore nel momento in cui potremo trattare i pazienti già in una fase presintomatica. E sicuramente questo studio pilota ha lo scopo di vedere se uno studio, se l'applicazione dello screening neonatale su scala nazionale è affidabile, è sostenibile ed opportuno. E sembrerebbe proprio di sì. La prossima. Ora, avevo accennato precedentemente al team multidisciplinare. Questo è un po' una colonna di molte malattie rare, che sono malattie complesse, e tra queste l'asma sicuramente è quella che viene spesso citata come esempio di assistenza multidisciplinare. Multidisciplinare vuol dire che differenti professionisti sanitari si alternano nella cura del paziente, condividendo i risultati delle loro osservazioni, e questo attraverso un rapporto con le famiglie molto stretto, con il caregiver di questi bambini o di questi giovani adulti o adulti, attraverso una discussione anche che caso per caso e deve essere applicata, quindi adattata al singolo caso, che sarà sempre un po' differente. Allora, la prossima, devo qua citare certamente l'esempio dei centri NEMO in Italia, che conoscerete, che sono nati proprio per un'assistenza multidisciplinare e per un'iniziativa dei pazienti stessi, quindi dalle persone per le persone. Sono state le associazioni dei pazienti a far nascere i centri NEMO, in particolare per le persone affette da atrofia muscolare spinale, distrofia muscolare e sclerosi laterale amiotrofica. E la prossima, dopo le prime sedi di Milano, Arezzano, Messina e poi Roma, stanno per aprire altre 4 sedi a Napoli, Brescia, Ancona, Trento. Vedete i numeri
dei pazienti, quasi 12.000 pazienti presi in carico dal 2008 quando ha aperto la prima sede di Milano, quindi un progetto, un sistema NEMO che ha dimostrato la sua sostenibilità e l'efficacia e l'efficienza attraverso più di 10 anni di attività. La prossima. Ma per concludere, che cosa si intende per presa in carico di questi malati? Vi avevo fatto vedere quel disegno, ma li vedete qua elencati. È un elenco che non è solo lungo, ma è complesso voce per voce, perché all'inizio c'è un'informazione ed educazione dei familiari. I familiari devono sapere che cos'è questa malattia, quali sono adesso certamente le prospettive assistenziali e terapeutiche, per fortuna. I familiari devono essere informati ed educati ad assistere il loro congiunto nelle situazioni acute che possono verificarsi mentre il paziente sta a casa. C'è la consulenza genetica, perché in questo caso, essendo una malattia recessiva, i genitori sono portatori sani. C'è il monitoraggio delle funzioni motorie e degli effetti della terapia, l'uso di trattamenti riabilitativi con gestione degli ausili, delle ortesi, il monitoraggio e la previsione delle complicanze respiratorie, la gestione della nutrizione e della deglutizione, perché questi bambini avevano, adesso molto di meno con le terapie, problemi di questo tipo che possono causare fra l'altro problemi di crescita. Gestione delle disfunzioni dell'apparato gastrointestinale, gestione della scoliosi, fino ad arrivare alla gestione dei problemi acuti che possono verificarsi e possono richiedere talvolta l'ospedalizzazione, molto più frequente nel passato, adesso speriamo sempre di meno, e poi c'erano le cure palliative che speriamo adesso siano solo un ricordo, con farmaci, con terapie che stanno cambiando, dicevamo, la storia naturale di questa malattia. Io ho finito e vi ringrazio. Grazie professore. Nel frattempo sono arrivate altre domande e siccome non so se il professor Mercuri potrà stare fino alla fine, anche se mi auguro di sì, ma so che è impegnatissimo e lo stesso vale per lei, prima di passare a parlare della parte psicologica, che comunque è importantissima, vorrei intanto fare le domande che sono arrivate relativamente alle terapie. La prima la faccio a lei oppure al professor Mercuri, risponde, diteci pure chi vuole rispondere. È proprio una domanda fatta da una famiglia e ci domandano: per una ragazza SMA1 di 25 anni oggi c'è una possibile opzione terapeutica, oppure per quelle che abbiamo è troppo tardi, per quelle che avremo? Allora, è stato già detto dal professore Mercuri, anzi, se c'è lui può rispondere lui. Cioè. Sì, sì, sono ancora qui. Le opzioni, dunque, in questo momento in Italia l'opzione principale, quella disponibile commercialmente, è quella del nusinersen. Esiste un uso compassionevole, soprattutto per i pazienti SMA1, per la possibilità di della terapia con risdiplam nei casi in cui non sia possibile effettuare la terapia con nusinersen. Quindi intanto bisognerebbe vedere la ragazza e vedere se è nelle condizioni di poter ricevere le culture intratecali di nusinersen. In questi casi noi diciamo sempre quello che ho detto un po' prima, che le aspettative chiaramente devono essere completamente diverse da quelle che abbiamo per i pazienti all'esordio della malattia o presintomatici, ma che in alcuni pazienti qualcosa l'abbiamo vista, per cui se la famiglia, in questo caso si tratta di una persona maggiorenne, quindi chiaramente la scelta sarà sua, se la ragazza e la famiglia pensano che il rapporto rischio-benefici dalle culture intratecali, dello stress di andare in ospedale, valga la pena di provare, perché vogliono provare a vedere qualcosa, qualche possibilità di qualche piccolo miglioramento si deve dare, ma con la consapevolezza che sarebbero piccoli miglioramenti. Questo vale per tutte le terapie disponibili, vista la cronicità della malattia, non è specifico per il farmaco, diciamo, già disponibile. No, non la sentiamo, Ilaria?
La seconda domanda riguarda nello specifico la terapia genica e quindi era proprio per lei. E domanda un giornalista, ma dalla terapia genica rispetto a quelle che ci sono già, vi aspettate un'ulteriore rivoluzione e poi eventualmente anche un passaggio agli adulti o più o meno gli effetti saranno simili alle altre terapie? Cioè cosa vi aspettate in più della terapia genica di fatto? Diciamo che i dati sulla terapia genica sono eccellenti, come ho mostrato nella mia presentazione. Chiaramente adesso ci aspettiamo il passaggio successivo, come è successo con nusinersen, aspettiamo la validazione quando questa terapia diventerà disponibile nel mondo reale, quindi non a pazienti che hanno dei criteri di inclusione per un trial e così via. I vantaggi della terapia genica sono legati al fatto che è una unica somministrazione rispetto alle altre terapie, che sono delle terapie che si devono prendere in maniera continua, cronica. In questo caso c'è un'unica somministrazione, va ad agire direttamente sulla radice. Ci sono ancora una serie di domande sulla durabilità. Noi in questo momento il follow-up lungo, oltre 5 anni, ci dimostra che non si è perso nulla, quindi siamo ottimisti, ma chiaramente dobbiamo avere dei dati più lunghi per poter essere sicuri. Il profilo di sicurezza è buono. Noi siamo molto attenti in questo momento, la cosa importante è raccogliere dati. Non credo che in questo momento ci siano degli elementi per poter dire quali sono gli elementi, diciamo, di maggior spicco rispetto agli altri. Diciamo che le cose che noi notiamo è forse un meccanismo di azione più immediato rispetto alle altre, forse i tempi di risposta sembrano, perlomeno per i dati a disposizione, un po' più veloci, e poi questo fatto che è un'unica somministrazione. Per gli adulti bisognerà aspettare i risultati degli studi che sono iniziati, con le punture intratecali, perché per il peso dei pazienti e la distribuzione non è possibile utilizzare grossissime dosi non tanto di terapie, ma anche del virus che trasporta il gene. E quindi stiamo aspettando i risultati dello studio iniziato sulle somministrazioni intratecali. Chiaramente tanto ottimismo, ma insomma aspettiamo i risultati prima di pontificare troppo. Ultimissima domanda di un giornalista e poi passiamo avanti. Per il futuro, qui veramente si tratta di fare, insomma, una previsione senza troppi dati, però diciamo c'è la possibilità, l'ipotesi che si possa parlare di combinazione tra terapie? Sì, è più di un'ipotesi, perché ci sono degli studi in partenza in cui ci sono degli studi in entrambe le direzioni. Per pazienti che sono stati su un trattamento che passano all'altro, o addirittura di possibile combinazione. Nel caso della terapia genica, chiaramente che si fa una volta, qualsiasi studio aggiunto non significa passare da una molecola all'altra, ma significa aggiungere a qualcosa che resta lì per tutta la vita. Oltre a queste terapie però che abbiamo menzionato, ci sono anche altre terapie che sono molto interessanti, come gli inibitori della miostatina, che sono dei farmaci che fanno crescere il volume muscolare. Ma potremmo anche pensare ad altre terapie che agiscono più perifericamente sulla giunzione neuromuscolare e sul muscolo, andando ad agire su questi altri aspetti, per cui ci sono dei risultati preliminari molto interessanti, non solo nella combinazione sulle terapie che agiscono a livello della componente genica, ma tra questi farmaci ed altri farmaci che agiscono più perifericamente. I primi risultati sono promettenti, diciamo così, ma bisogna anche qui aspettare. Comunque sì, molto spazio. Tutte le terapie sono partite chiaramente come terapie individuali, e poi in futuro sicuramente avremo qualche altro passo avanti dalla combinazione. Io sono molto ottimista con questo riguardo. Quello che ci dite è veramente bellissimo, perché io ricordo 5-6 anni fa, veramente quando Omar era ancora un prodotto piccolino, avevamo fatto delle interviste, delle azioni di sensibilizzazione sull'asma e quello che si poteva dire allora è purtroppo attualmente non c'è nessuna terapia specifica e gli unici grafici che potevamo vedere sono i primi che lei ha fatto vedere, quella in cui la linea scendeva. E quindi è veramente emozionante sentire queste cose. Poi i colleghi che stanno seguendo non li hanno visti, ma ci sono dei video anche di questi bambini paragonati ai fratellini, in cui purtroppo vediamo i fratellini non alzarsi mai dal letto. Le uniche foto che abbiamo sono dei bambini allettati, e i fratellini invece giocano allegramente in piedi, ed è veramente, e quella è veramente l'immagine della rivoluzione.
Però ancora oggi, quando a seguito di un test di screening neonatale o per altri motivi si fa una diagnosi di SMA, chiaramente nessuna famiglia, nonostante la rivoluzione, è felice. C'è sempre un impatto della patologia immediato, casca un po' l'immaginario che ci si era fatti, cominciano le paure, le incertezze e poi comincia tutto l'iter della presa in carico che abbiamo visto. Comunque è molto impegnativa, perché poi la malattia va a toccare, a creare problemi in diversi organi. Quindi è importante che noi parliamo anche dell'impatto psicologico sulla famiglia, perché parliamo di bambini, di questa patologia. E vorrei chiamare qui a parlarne il dottor Jacopo Casiraghi, uno psicologo psicoterapeuta che lavora costantemente con l'associazione Famiglie SMA. Ci colleghiamo con Jacopo. Buongiorno Jacopo. Buongiorno. Allora, cosa succede quando arriva un bambino e si scopre che è affetto da questa patologia in una delle sue forme? E come si può aiutare la famiglia in questo percorso, che è ancora tutto sommato ancora un percorso ad ostacoli, insomma, superabili a volte, però molti ostacoli. Allora, intanto volevo ringraziare il professor Mercuri e il professor Vita per la loro relazione e per aver preparato il terreno a questo mio breve intervento. Così come ringrazio i giornalisti presenti. Non mostrerò delle slide perché ci tengo a sottolineare alcuni aspetti e a parlare con voi direttamente senza distrazioni. Allora, Ilaria mi fa la grande domanda, no? Com'è l'impatto? Cosa succede a queste famiglie? La verità è che quando si incontrano le famiglie, e grazie a Famiglie SMA e ai centri clinici NEMO, dove lavoro, ho avuto l'occasione di parlare con molte di queste famiglie, cosa succede a queste famiglie quando si parla a loro, li si conosce? La prima cosa che loro ti raccontano è sempre quel momento saliente, quel momento tremendo, doloroso, che è il momento della comunicazione diagnostica. Per loro è veramente un vero naufragio, un attimo in cui tutta la loro vita, le loro aspettative, i loro desideri, l'organizzazione della loro vita cambia completamente, perché è il momento in cui viene detto loro che il loro bambino ha una malattia importante, che può essere anche molto grave, come nella forma, ad esempio, della SMA 1, e fino a qualche anno fa era il momento in cui si diceva anche che non esisteva una cura. Detto dei genitori che sarebbero disposti a dare un braccio, una gamba, la loro stessa vita, pur di sapere che il loro figlio è possibile curarlo o magari è possibile portarlo verso la guarigione. Quindi quel momento è un momento saliente, molto, molto forte, molto pesante. Allora, la verità è che da queste premesse tante cose sono cambiate. Intanto quello che ci tengo a dire a chi ci sta ascoltando adesso è che quel momento non è un momento, ma è un processo. La comunicazione diagnostica non inizia e non finisce quando il neuropsichiatra infantile o il medico di riferimento comunica, no, la diagnosi di atrofia muscolare spinale, ma il processo inizia da quando la mamma per la prima volta vede il bambino e dice c'è qualcosa che non va, perché si muove meno magari dei suoi fratellini. Molte volte queste preoccupazioni poi si risolvono per fortuna, magari in un nulla di fatto, però in alcune occasioni, nelle occasioni, nelle famiglie con cui poi alla fine, di cui stiamo parlando noi adesso e con cui parlo io, diventa un processo che li porta, li accompagna all'esame genetico, che li accompagna a quell'attesa del risultato, allo sguardo dell'infermiere quando ti incontra, a quell'attimo d'attesa in cui si deve entrare nella stanza dove il neuropsichiatra finalmente può, dati la mano, dirti cosa sta succedendo. Allora, questo processo dura del tempo e come si diceva prima, come diceva il professor Vita, più breve è quel tempo di attesa, meglio è, perché sulla graticola a bruciare nel dubbio e nella paura nessuno vuole stare. Quando poi si riceve la comunicazione diagnostica, la variabile tempo rimane fondamentale.
Queste famiglie hanno bisogno di tempo per lavorare sull'informazione, elaborare la notizia, provare a incominciare ad accettare quello che è inaccettabile. Come si fa ad accettare che il proprio figlio è malato? Come si fa? E allora, in quel tempo in cui la famiglia ha bisogno di rinchiudersi in se stessa, in quel tempo del dolore, dove la famiglia stressa i legami familiari per capire come reagire, come provare a fronteggiare questa comunicazione, come ridefinire il bambino che hanno davanti, come un bambino con l'atrofia muscolare spinale e non più come un bambino che non aveva niente, ecco, quel tempo è variabile. Può essere molto lungo anche. Alcune famiglie si affacciano ai convegni organizzati annualmente da famiglie SMA dopo molti mesi di lavorio interiore ed è un tempo dove ci sono numerose domande. Allora, io penso che la variabile psicologica ovviamente sia presente in queste situazioni, che lo psicologo però non debba per forza essere presente. Anzi, se da un lato le famiglie cercano nel medico, nel neuropsichiatra infantile, come dire, la figura di riferimento, è giusto che le famiglie poi ricevano e vengano accolte da un'equipe multidisciplinare. Un'equipe in cui anche lo psicologo è presente e favorisce determinati passi, rispettando i tempi di elaborazione e di accettazione dell'inaccettabile. Quindi, in alcune circostanze sarà la famiglia stessa a richiedere da subito un consulto psicologico o un confronto con uno psicologo. In altri casi, invece, lo psicologo non vorrà essere visto o si dovrà aspettare del tempo perché possa entrare all'interno della famiglia e aiutarli a rielaborare la notizia e, tutto sommato, a produrre un cambiamento che permetta loro di valorizzare le risorse, fronteggiare i limiti. Purtroppo connessi a questa malattia e quindi reinventarsi come famiglia. Allora, l'importanza dell'equipe multidisciplinare l'abbiamo detta, così come l'importanza di dare un tempo a queste famiglie anche per tornare a fare domande. E in quest'ottica, Famiglie SMA negli ultimi anni molto lavorato per cercare di accompagnare le nuove famiglie, quindi le situazioni in cui c'è una nuova diagnosi. Famiglie SMA mette a disposizione di tutte le persone sul territorio nazionale, dei loro associati, ma di chiunque chiami un numero verde, il numero verde stella, in cui dei counselor rispondono alla chiamata e fra l'altro sono persone a loro volta con atrofia muscolare spinale. E quindi in qualche maniera già mostrando che alcuni dei grandi timori di queste famiglie, no? Ma mio figlio come farà se non può camminare? Come farà a lavorare? Come farà a vivere? Mostrando già, no? Direttamente, rispondendo loro come counselor in carrozzina, che si può vivere e si può lavorare nonostante l'atrofia muscolare spinale. Questo numero verde accompagna inoltre le famiglie cercando di dare loro supporto nei diversi aspetti di carattere psicosociale. Però, nel frattempo le nuove terapie sono arrivate, il professor Mercuri ci ha parlato dei tre grandi cavalli di battaglia, Nusinersen e la terapia genica Ridisplam, con cui ora si può fronteggiare l'atrofia muscolare spinale, non la si guarisce però, lo ricordiamo, si mitigano gli effetti, ci sono anche dei miglioramenti, ma tutto è anche molto correlato all'età del bambino e allo stato ovviamente di salute iniziale. Queste famiglie quindi si ritroveranno a dover fare anche delle scelte. Vedete, quello che un po' ci ha stupito è che è vero, la comunicazione diagnostica è cambiata da quando ci sono queste nuove opzioni terapeutiche, perché non si dice più la SMA non ha cura. Però aumentano le chance, cioè aumentano le scelte che una famiglia deve fare. Questa è una cosa molto positiva, ma per alcune famiglie che si ritrovano in questo uragano, in questo naufragio, dicevamo, no? Che è la diagnosi, tante scelte possono generare ulteriore confusione.
È una cosa positiva, ovviamente, avere finalmente delle scelte da fare. E contemporaneamente, però, ci vuole una consulenza, ci vuole un accompagnamento. E allora ci siamo resi conto che probabilmente il numero verde Stella non bastava più, che probabilmente Famiglie SMA doveva offrire a queste famiglie con nuova diagnosi un tutorato, una presenza diversa. Ed è per questo che, grazie a Novartis e Gene Therapies, abbiamo iniziato proprio in coincidenza con questo difficile 2020 un progetto dedicato alle nuove diagnosi. L'abbiamo chiamato Newborn SMA. È un progetto che desidera accompagnare in maniera reale, come associazione, le famiglie a cui è stata fatta una nuova diagnosi di SMA. Se ci pensate, è un progetto ancora più importante se valutiamo lo screening neonatale, cioè famiglie in cui la diagnosi di SMA è arrivata senza magari neppure avere un sintomo prima e quindi totalmente impreparate a fronteggiare una comunicazione diagnostica che può essere assolutamente dirompente per le loro dinamiche familiari, per la loro emotività. E allora Newborn SMA si offre come servizio totalmente gratuito in cui un tutor segue le famiglie in tempi in cui il coronavirus non, come dire, ci permette di farlo. Il tutor va addirittura a casa delle nuove famiglie. Se non è possibile farlo a causa del coronavirus, lo fa telefonicamente o in videochiamata e le accompagna rispetto ad alcune scelte cruciali dal punto di vista, ad esempio, sociale, burocratico, organizzativo, come faccio con la 104, a quale ospedale di riferimento devo affidarmi, posto che già non lo conoscano. Cioè li aiuta ad orientarsi in quella prima fase dove l'ansia, la preoccupazione, la paura, il dolore sono così intensi da renderti quasi difficile uscire di casa. Sono quei momenti in cui i genitori ci dicono: stavo seduto sul divano e fissavo il vuoto, sentivo il mio bambino piangere, ma non avevo neanche la forza di alzarmi per cullarlo. Ecco, un tutor che, se la famiglia è sufficientemente coraggiosa da contattarci come associazione, un tutor che possa stare al loro fianco per gestire alcuni aspetti burocratici e non solo, un supporto economico, qualora la famiglia si ritrovi alle strette dal punto di vista economico. Perché avere un bambino con la SMA è un costo per la famiglia, che si traduce in giornate di lavoro perse, che si traduce in viaggi avanti e indietro in diversi ospedali, perché poi lo sappiamo come funziona. Non basta aver sentito uno specialista, non basta aver ricevuto una diagnosi, vogliamo essere sicuri e allora cerchiamo altre risposte, giriamo per l'Italia alla ricerca di altre informazioni che purtroppo vanno a confermare la prima diagnosi. Ma i genitori in tutto questo sostengono spese, in tutto questo perdono giorni di lavoro. E quindi Newborn SMA, il progetto di Famiglie SMA per le nuove diagnosi, vuole anche dare un supporto economico. E infine, ma solo quando i tempi sono maturi, senza anticipare nulla, Newborn SMA offre anche un supporto psicologico. Probabilmente inizialmente è più psicoeducazionale, no? Come gestisco la situazione, come fronteggio, come lo racconto, a chi lo racconto, con chi ne parlo, ma uno psicologo può subentrare quando la famiglia è pronta, quando sente di poterne avere bisogno, no? Le due variabili devono essere pronti loro e devono anche averne bisogno, perché non è scontato che lo psicologo appaia, però nel caso ci sia questo bisogno, una figura psicologica a distanza, ancora una volta gratuita, che possa parlare con questi genitori, con queste coppie, con queste famiglie. Ecco, spero di aver spiegato bene questo progetto e ovviamente termino magari qualche minuto prima il mio discorso per permettere eventualmente a chi è connesso di rivolgermi qualche domanda o magari se ha qualche curiosità di approfondire qualche aspetto di quel grande nubifragio che è il processo della diagnosi per le nostre famiglie.
Grazie dottor Casiraghi e grazie a Novartis Gene Therapy per questo servizio di cui ci ha parlato, ma anche perché è l'azienda che ci ha permesso oggi di organizzare questo incontro con la stampa e con le famiglie. Di domande io credo ce ne saranno perché qualcosa sta già arrivando, ma direi a questo punto di passare direttamente a sentire famiglie SMA e abbiamo Daniela Lauro, la presidente o ex presidente, non so adesso Daniela come ti vuoi definire, dato che il passaggio è stato veramente recentissimo dell'associazione Famiglie SMA, perché è importante che sentiamo direttamente da chi rappresenta i pazienti e vive la patologia tutti i giorni cosa significano tutti questi cambiamenti, tanto nella diagnosi quanto soprattutto nelle terapie che ci sono e in quelle che speriamo arrivino veramente presto. Sì, grazie Ilaria anche per aver organizzato questo ennesimo webinar che racconta un po' quello che è il percorso e il lavoro di Famiglie SMA. Sì, sono il past president da pochissimi giorni, però è un cambio al vertice, diciamo, fatto con il cuore, nel senso che negli interventi precedenti è stato raccontato tutto il processo di rivoluzione che la nostra comunità ha vissuto negli ultimi 10 anni. 10 anni fa, proprio oggi, venivo eletta presidente di Famiglie SMA e ho accompagnato le famiglie in questo lungo percorso di cambiamento. Quello che abbiamo sentito ci fa capire come i prossimi anni, il prossimo triennio, sarà forse quello conclusivo in cui si tirerà la sintesi di tanti processi che sono in corso. Quindi mi è sembrato importante lasciare il testimone per cominciare a preparare quella che sarà l'associazione del futuro. Ho lasciato il testimone a una persona altrettanto valida, quindi sicuramente continueremo sulla strada di vicinanza alle famiglie e soprattutto a queste nuove diagnosi. Ci concentreremo in maniera specifica soprattutto sullo screening neonatale, perché, come è stato detto molto correttamente dal professore Vita, sta andando molto bene il progetto pilota. Siamo arrivati all'identificazione di 11 bambini, facendo scendere la media diciamo, di bambini identificati da 1 a 6.000, 1 a 10.000, che è quello che troviamo sui testi, a 1 a 4.000 in questo momento. Quindi una malattia rara, che tanto rara non è, cosa che noi sosteniamo da tanto tempo. Purtroppo probabilmente le forme più gravi di SMA1 non sopravvivevano ai primi mesi di vita e quindi sfuggendo alle statistiche facevano pensare che la malattia fosse meno frequente. In realtà il progetto pilota sta confermando che la patologia è abbastanza diffusa nel nostro paese. Questo significa che bisogna agire in fretta, perché il progetto pilota è un progetto di studio epidemiologico ed è un progetto che ha un inizio e una fine. Nella metà del 2021 il progetto pilota di screening neonatale in Lazio e Toscana si conclude. Quindi, se si nasce oggi in Lazio e Toscana, si ha diritto a un test. Se si nascerà domani, questo test magari non sarà più disponibile. Questo per noi è assolutamente inaccettabile. Da tempo lavoriamo con gli organi nazionali, quindi con il Ministero e con la classe politica, per far sì che questa risposta sia uguale in tutto il territorio nazionale. E come ricordava il professore Vita, dalla fine del 2018 è stato fatto un emendamento che permette di inserire le malattie genetiche all'interno degli screening obbligatori, nello specifico l'atrofia muscolare spinale, emendamento che è stato rafforzato alla fine del 2019 dall'emendamento Noia che fissava una data nel 30 giugno 2020 per l'inserimento della SMA. Sappiamo che i mesi che abbiamo appena passato sono stati abbastanza difficili e complicati e che il Ministero della Salute e l'Ufficio appunto Prevenzione hanno dovuto affrontare una pandemia che era una cosa assolutamente impensabile, che sicuramente ha rallentato tanti processi.
Come dicevi tu, Ilaria, nelle scorse settimane il viceministro Sileri, con la sua delega alle malattie rare, ha firmato un decreto che istituisce un tavolo tecnico che dovrà utilizzare e analizzare quali sono le patologie pronte per essere inserite nel panel. Noi sappiamo, anche perché abbiamo fatto noi stessi diciamo, un tavolo interno, che hai condotto tu, magistralmente. E abbiamo visto che tra tutte le patologie che sono in lista per poter essere inserite, l'atrofia muscolare spinale è quella che sta in cima a tutto, a una terapia commerciale, probabilmente molto presto avrà addirittura tre terapie, ha una rete clinica sul territorio, che è in grado di gestire i bambini identificati. Il professore Vita ricordava tra tutti i centri clinici NEMO che l'associazione sostiene fin dall'inizio e che prende in carico i nostri pazienti a 360 gradi. Abbiamo un test affidabile e lo sta dimostrando il progetto pilota. Quindi abbiamo tutte le carte in regola per essere inseriti prima possibile. E i dati del progetto pilota, con questi 11 bambini identificati in pochissimi mesi, dimostrano che non c'è più tempo da perdere. Quindi, una delle, diciamo, priorità dell'associazione, oltre a seguire i vari processi di arrivo delle nuove terapie, è dare una risposta anche al 100% delle nostre famiglie, perché oggi abbiamo una terapia commerciale alla quale però alcuni non riescono ad accedere per gravi scoliosi, per problemi con le punture intratecali, e una grande aspettativa è quella della gene therapy. Siamo veramente in grande attesa perché i prossimi mesi saranno una nuova svolta. Ci aspettiamo che entro la fine dell'anno, inizi dell'anno prossimo, sia la terapia orale sia la terapia genica saranno disponibili anche in Italia per chi non ha potuto accedere alla terapia che oggi è in commercio. Quindi saranno nuovamente anni intensi. Come ricordava Jacopo, l'associazione ha in campo tanti progetti di sostegno alle famiglie, porta avanti questo progetto di screening neonatale, sostiene il numero Verde Stella, insieme a vari sponsor, perché a volte i progetti sono troppo grandi per le forze economiche di un'associazione. Si sono portati avanti progetti di sensibilizzazione, progetti di formazione, progetti di sostegno economico alle famiglie in momenti di difficoltà. E essendo un'associazione di genitori e pazienti, comunque un'associazione di volontariato, per noi la donazione è importantissima. E quest'anno il Covid ovviamente ha reso complesso le donazioni alle associazioni, perché ha un po' fagocitato anche le donazioni verso ovviamente la protezione civile. E grandi ospedali che in quel momento necessitavano di grandi risorse economiche. Proprio per questo, quest'anno non abbiamo rinunciato alla nostra campagna di raccolta fondi, non portando in piazza le famiglie per ovviamente motivi di distanziamento e di assembramento, ma evitando terze parti come l'SMS solidale e quant'altro, stiamo cercando di raccogliere fondi attraverso la nostra piattaforma di crowdfunding sul nostro sito www.famigliesma.org e il ricavato di questa raccolta fondi andrà a potenziare soprattutto il servizio di numero verde che da sempre, ormai da oltre 10 anni, sta accanto alle nostre famiglie dal momento della diagnosi fino anche alla crescita dei ragazzi, perché poi più si va avanti con l'età, magari più complesse ci sono le difficoltà burocratiche, non da ultimo l'inserimento scolastico che quest'anno è più complesso rispetto agli altri anni. Quindi sono stati anni bellissimi, anni complicati, anni in cui abbiamo vissuto momenti difficili come il momento Stamina, ma anche anni di grande felicità come l'arrivo nel 2017 della prima terapia commerciale. Ci accingiamo quindi a un nuovo periodo importantissimo e, ripeto, per noi intercettare i bambini con una diagnosi presintomatica prima dei sintomi significa regalare sia a questi bambini che alle loro famiglie un futuro diverso.
e quindi su questo lavoreremo alacremente. Ovviamente ho dovuto fare un po' la sintesi di quelle che sono le aspettative della famiglia nell'immediato, perché i relatori precedenti sono stati veramente esaustivi sotto tutti i punti di vista e non volevo ripetere alcune cose già dette. Grazie Daniela. Grazie Grazie a te, Ilaria. a te. E ora a questo punto abbiamo toccato tutti i temi, mi rendo conto che sono veramente tanti. Ci sono dei colleghi che hanno già scritto sulle agenzie e comincia a uscire qualcosa, ma io mi domando se avete delle domande da farci. Se ne avete, c'è a disposizione la chat. Potete scrivere e noi rivolgiamo le domande ai relatori che ci indicate, oppure al relatore più opportuno se è una domanda che non ha un indirizzo preciso. Quindi fatevi avanti, abbiamo ancora un po' di tempo, domandate qualcosa. Sono certa che con tutte queste novità, qualche cosa di meno chiaro, qualche curiosità l'avete certamente. Va bene, non vedo domande, allora magari provo a farne una io. La domanda la facciamo a Daniela Lauro. Rimettetemi Daniela in video. Daniela Lauro, presidente Famiglie SMA. Riusciamo a collegarle di nuovo, Daniela? Non ci riusciamo, no. Forse si è scollegata. O devi accendere la videocamera? Eccola qua. Eccomi, Daniela, vicepresidente, Ilaria, io vicepresidente. faccio un po' la spia, no? Perché Famiglie SMA, Daniela ha parlato di alcune delle attività che fanno, poi in realtà loro ne fanno un miliardo, infatti una ce l'ha raccontata anche il dottor Casiraghi prima, ma io so che nel giro di un paio di giorni, poco più, siete stati presenti a due diverse premiazioni. Quindi se ci racconti cosa avete fatto per farvi premiare? Com'è che avete ritirato dei premi? Io quello l'ho visto, perché ho visto foto ovunque, quindi Vabbè, siamo bravi, la verità quello qual non è? c'è Siamo dubbio. bravi e soprattutto al timone della comunicazione c'è una persona molto in gamba, che è Anita Pallara, e grazie al lavoro di Famiglie SMA abbiamo vinto, diciamo per tramite, perché l'ha vinto una giornalista, ha vinto il premio Omar, che voi coordinate, con un articolo sullo screening neonatale. E ieri sera abbiamo vinto Uno Sguardo Raro, che è un premio per i video che si occupano di malattie rare, sempre per il video che è stato dedicato alla promozione del progetto pilota in Lazio e Toscana. Quindi giochiamo di anticipo. Grandi. E quello che dico a beneficio di tutti è che la bellezza di questi lavori che loro fanno è che non c'è mai, e dico mai, una parte di tristezza, di pianto, perché noi siamo un po' abituati a quel linguaggio lì, una volta si parlava sempre del dramma, e invece, nonostante la malattia sia gravissima, loro riescono sempre a farti fare grandi, grandi sorrisi, a volte anche veramente delle risate con questi video, perché hanno questa chiave ironica che ci permette anche di avvicinarci a una malattia che altrimenti è veramente impattante e anche troppo dolorosa per avvicinarsi. Invece, con questo linguaggio, loro veramente facilitano la conoscenza di questa patologia. Nel frattempo è arrivata una domanda per il professor Mercuri e lo richiamiamo nel frattempo e ci domandano: per chi già prende Spinraza, è possibile o sarà possibile prendere anche Risdiplam quando verrà approvato?
quando verrà approvato, chiaramente. Questo non dipenderà da noi, perché quando i farmaci vengono approvati, intanto c'è un grosso problema di spesa, perché questi farmaci sono costosi, e quindi nel momento in cui i farmaci saranno approvati, poi ci saranno anche delle istruzioni sulla possibilità di usare questi farmaci in combinazione, o se al contrario bisognerà fare una scelta. In questo momento, tra l'altro, non esiste nessuna letteratura, non esiste nessun caso riportato che dimostri che la combinazione di due farmaci, che in questo caso hanno lo stesso meccanismo di azione, che uno più uno faccia due. Non ne abbiamo nessuna evidenza, per cui sarebbe più saggio questo provarlo anche in una situazione più osservata, comunque, no? Con uno studio osservazionale, anche per essere sicuri che, nonostante questi farmaci individualmente abbiano un profilo di sicurezza molto alto, la combinazione potrebbe farci vedere degli effetti collaterali data dalla sommazione, che in questo momento non conosciamo. E poi c'è un'altra domanda. Quest'altra domanda la posso fare, credo, sia al dottor Casiraghi che a Daniela Lauro. Come sta andando il rientro a scuola dei bimbi ragazzi post-Covid? Perché chiaramente si tratta di bimbi e ragazzi che possono anche, cioè che hanno sicuramente delle problematiche di salute, per cui un'infezione, insomma, può essere particolarmente rischiosa. E quindi come sta andando? I genitori sono tranquilli su questa cosa? Stanno mandando i figli a scuola oppure hanno chiesto la didattica a distanza in buona parte? Cosa ci raccontate di questo? Parliamo anche un pochino di Covid, perché sicuramente è il grande elemento di attualità. Chi mi può rispondere? Daniela, Jacopo? O non litigate per rispondermi, mi raccomando. Eccoci. Sì, la situazione è un po' mista. C'è chi si è fatto coraggio e ha rimandato, ovviamente con le dovute cautele, il bambino a scuola. Altri hanno preferito la didattica a distanza. C'è chi addirittura ha pensato di fare l'homeschooling, quindi di chiamare un professore direttamente a casa. Quindi ovviamente dipende da scuola a scuola, e te lo dico da mamma di un bambino normodotato. Noi abbiamo cominciato la scuola giorno 15 e l'abbiamo finita giorno 20, con 3 casi già a scuola in una sola settimana e con un sospetto Covid per mio figlio stesso. Quindi è una situazione molto 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 complessa, e ovviamente ogni genitore l'affronta in base anche alla sicurezza che ha dal proprio edificio scolastico e dal fatto che si possano rispettare quelle che sono le indicazioni di distanza e sicurezza. Dottor Casiraghi, ma a parte la scuola, parliamo anche di quello, ma il periodo del lockdown per queste famiglie, magari quelle con una diagnosi recente, cioè come è stato vissuto e come viene vissuta la paura oggi di questo coronavirus? Ilaria, per rispondere ci vorrebbe circa un'oretta. Diciamo che allora, le nuove diagnosi durante il lockdown sono state nuove diagnosi molto difficili, perché qualcuno l'ha ricevuta come 10 anni fa al telefono, quando noi sappiamo che una comunicazione diagnostica va fatta di persona, con i giusti tempi, con la presenza di entrambi i genitori, e questo purtroppo però a causa del Covid non è avvenuto, e quindi già c'è questo elemento. È vero che le nostre famiglie erano già preparate a gestire il lockdown, perché spesso con la telescuola loro sono già organizzate, e soprattutto prima di tante altre famiglie italiane hanno odorato l'aria e si sono ritirate proteggendosi. E questo è stato un grande punto di forza, perché prima ancora di andare in lockdown alcune famiglie si erano già isolate per sicurezza, perché poi le nostre famiglie sono abituate a fronteggiare, no? E a dover combattere contro il timore della polmonite, comunque delle infezioni alle vie aeree che compaiono abitualmente anche, no, d'inverno. Rispetto alla scuola invece il tema è molto delicato, perché il coronavirus ci costringe a doverci fidare degli altri. Non basta stare attenti noi stessi, dobbiamo avere fiducia in come si comportano gli altri, e quindi fidarsi degli altri genitori, dei tuoi compagni di classe, è un tema delicato, dove chi ha un bambino che è un po' più fragile si trova costretto, no, a dover trovare un equilibrio fra
il desiderio giustissimo di proteggere il proprio bambino, il desiderio giustissimo di mandarlo a scuola e quanto mi fido davvero degli altri. Quanto mi posso fidare degli altri? Questo è un appello per se avete in classe un bambino con la SMA o a prescindere un bambino fragile, ma la verità è a prescindere da quello che hanno gli altri bambini, state attenti non per proteggere voi, ma per proteggere gli altri. Ilaria, io volevo dire una cosa, che è un fuori programma, come insomma quelli che stai cercando di inserire tu. In questa ora di collegamento il contatore delle nostre donazioni è volato, quindi abbiamo raggiunto un altro risultato che era assolutamente inaspettato in questa mattinata. Molta gente è andata sul sito e ci ha donato. Per noi, ribadisco, è una cosa importantissima perché comunque è la certezza di lavorare bene, di avere sempre l'affetto delle persone che ci seguono come comunità. Grazie gente, allora, grazie. Fantastici, bellissima notizia. Allora, se fa questo effetto ne facciamo uno anche domani, eh? Esatto, sì, uno al Siamo giorno, qui apposta. fino al 17 ottobre mi pare grandioso. Grazie davvero. Allora, comunicazione di servizio, adesso potete scaricare dalla piattaforma la cartella stampa. Ci sono le schede su Famiglie SMA, ci sono le schede sulla patologia, tutte le informazioni dettagliate che riassumono quello che ci siamo detti oggi. Non vedo altre domande al momento e quindi se non ne avete ancora, potrei quasi chiedere se è possibile fare intervenire brevemente la nuova presidente Anita Pallara per un saluto, altrimenti la salutiamo noi. Non so se è possibile fare un collegamento al volo, così la facciamo conoscere anche ai giornalisti che ci stanno seguendo. E non se n'è andato nessuno, eh? Siamo 2 minuti fuori dai tempi, ma sono ancora tutti lì. Vediamo se è possibile. Chiedo, aspettate. Mi sa che è un po' complicato, ci sarà una prossima volta in cui ve la presenteremo. Famiglia SMA sicuramente organizzerà tante altre cose, però un saluto è assolutamente doveroso ad Anita per il suo impegno e un grande in bocca al lupo anche da parte di Osservatorio Malattie Rare per questo nuovo e impegnativo incarico. Eccola! Grande regia, ce l'avete fatta? Ciao! Discorso di insediamento. Esageriamo, anche perché io l'ho sprovvista, quindi semplicemente un grazie a voi di Omar e a Novartis Gen Therapies per il supporto, grazie a tutti, soprattutto a chi veramente ci ha stupito le donazioni. E davvero quest'anno più che mai è importante e insomma ci teniamo davvero a fare bene perché la rivoluzione è in atto e non va fermata, non può essere certo una pandemia a fermarci. Quindi davvero grazie a tutti e grazie anche, mi permetto, a Jacopo per il bellissimo intervento. Ti ha dato veramente una fotografia della reale situazione. Grazie e a presto. Grazie Anita, grazie Jacopo, grazie Daniela, grazie di nuovo a Novartis Gene Therapy per averci dato questa occasione che come al solito mi fa commuovere e grazie al professor Mescuri e al professor Vita che sono rimasti, comunque io li ho sentiti collegati fino ad ora, grazie a tutti voi che siete stati qui e mi raccomando scaricate la cartella per qualsiasi domanda, dubbio, comunque sapete come contattarci e siamo con voi. Ciao!